Ah, di a Carla di aspettarmi, per favore. Sono finalmente riuscita a ritagliare i soldi, così le pago il mese. Non c'è più, l'ho mandata via. E perché, scusa? Paolo, che cosa stai dicendo? Che cosa stai dicendo, Paolo? No, Paolo, Paolo, aspetta. Ragioniamo con calma. Dammi solo 5 minuti, ti prego. Paolo, mi senti? Paolo! Sono allo Zenzero. Adesso le adorava. A Palermo avevamo trovato un negozietto che le vendeva. Io gliele rubavo sempre. E quando se ne accorgeva, rideva e cominciava a scuotermi. Fino a piccidita. L'ultimo giorno che l'ho visto non rideva. Era tornato da scuola con una brutta insufficienza. E io per punizione. Per una stupida punizione. Gli ho detto che non l'avrei accompagnato al mare. Lui è andato di nascosto. Era così arrabbiato con me. Così deluso. Dovevi vedere i suoi occhi. Come se l'avessi tradito. Pensi sempre di avere del tempo per mettere a posto le cose con le persone che ami. E alla fine ti rimane soltanto quell'ultimo sguardo arrabbiato con te. Non può più rimediare. Tanto che differenza fa? Maria. È stata tutta colpa mia. Devi dire così.